Benvenuti a Vivi in Trentino, rubrica provinciale che racconta il Trentino, le sue genti e il suo territorio. Parliamo oggi di una delle tante iniziative poste in essere dall'Euregio Trentino Tirolese. Istituito nell'anno 2011 con lo scopo di facilitare e promuovere le relazioni transnazionali, transfrontaliere e interregionali, è composto da Tirolo, Alto Adige e Sudtirol e Trentino. Le tre regioni alpine collaborano oggi su diversi fronti, dalla mobilità alla ricerca, dall'economia alla cultura. Nostro ospite in studio, Giuseppe Zorzi, consigliere speciale del presidente Rossi per gli affari euroregionali. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa sono, professor Zorzi, il GECT e l'Euregio e qual è il loro principio ispiratore? La nostra Euregio, nata nel 2011, è uno dei circa 60 gruppi europei di collaborazione territoriale istituiti nel 2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella prospettiva di rafforzare appunto la collaborazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale e dunque nella prospettiva al tempo stesso di immaginare che le comunità tornino ad essere protagoniste. Dunque i GECT sono tanti in Europa e sono molto diversi e nel caso del nostro GECT, appunto, Gruppo Europeo di Collaborazione Territoriale, parliamo di Euregio, Tirolo, Sudtirolo, Alto Adige, Trentino. E qui i soggetti dunque sono le tre province, i tre Länder, e la prospettiva è quella di costruire nel tempo non solo un Euregio civile, ma un Euregio che possa avere tutte le comunità protagoniste con un'attenzione particolare verso i giovani attraverso progetti concreti, esperienze di incontro e ovviamente il superamento graduale della barriera linguistica. Professore, oggi l'Euregio annovera importanti progetti di cooperazione, dall'alimentazione al clima, dalla cultura alla formazione, dalla mobilità ai giovani, con i camp per i ragazzi. E proprio per sperimentare e scoprire di persona cosa significa collaborazione transfrontaliera, anche quest'estate l'Euregio ha organizzato lo Sport Camp riservato a 60 ragazzi delle tre regioni. Per noi in Val di Peio, Daniele Benfanti. Euregio Sport Camp, 60 giovani dell'Euroregione Alpina, Trentino, Alto Adige e Tirolo Austriaco in Val di Peio per una settimana. Una settimana all'insegna dello sport ma anche dell'amicizia, dei valori della condivisione dell'Europa attraverso passeggiate ma anche visite culturali come quella che vedete alle nostre spalle. Un territorio, l'Euroregione Alpina, Trentino, Sud Tirolese e Tirolese, che comprende da sud a nord il Trentino, 6.200 km quadrati con poco più di 530.000 abitanti, l'Alto Adige Sudtirol, 525.000 abitanti e 7.200 km quadrati di superficie, e il Tirolo Austriaco, il più grande dei tre territori con 12.000 km quadrati e circa 700.000 abitanti. Un'euroregione riconosciuta con personalità giuridica pubblica che da metà degli anni 90 collabora su diversi fronti a livello transfrontaliero e con un ufficio comune a Bruxelles, potenziando l'amicizia tra territori con una storia comune e molti aspetti di identità condivisi. L'iniziativa Euregio Sport Camp ha coinvolto ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni di Trentino, Alto Adige e Tirolo con la possibilità di conoscersi attraverso lo sport. Eleonora, vengo da Trento. Anna, e vengo dalla Val di Non. Età? 14 anni. Anche 14. Cosa studiate a scuola come lingua? E tedesco-inglese. Anch'io tedesco-inglese. L'avete praticato in questa settimana? Sì, siamo riusciti a fare amicizia con ragazzi del Tirolo e quindi abbiamo dovuto parlare. Che non conoscevate proprio? No. Che esperienza è stata questa settimana? È stato molto bello secondo me. Siamo riusciti, oltre che a praticare molti sport, anche ad arricchire la nostra cultura. Abbiamo anche imparato alcune parole che magari non conoscevamo in tedesco grazie ai nostri amici e abbiamo trovato nuove amicizie che coltiveremo in futuro anche. Che sport pratichi tu? Pallavolo, da 3 anni.
Tu invece che sport fai? Ci diffondo da 8 anni. Qual è il bello di questo sport? Allora, che ci si può divertire tantissimo con gli amici, che secondo me è la cosa più importante in uno sport, l'amicizia e divertirsi. E poi mi piace tantissimo perché mi piace l'inverno e mi piace la neve. Tra le attività sportive che avete fatto qui a Peio in questa settimana, qual è che ti ha convinto di più? Allora, mi è piaciuto molto fare rafting e poi anche le varie camminate sono state molto entusiasmanti, molto belle camminare nella natura. Nelle varie passeggiate abbiamo visto che avete un buon passo, insomma, camminate veloci. Sì, infatti è un passo da molto da sportivi e siamo abituati tutti. Quest'anno il camp si è svolto in Trentino, a Peio, con base nella località termale di Peio Fonti e iniziative a 360 gradi sul territorio circostante. Perché questa valle, circondata da alte montagne, laterale della Val di Sole nel Trentino occidentale, è una palestra all'aria aperta dalla forte vocazione sportiva. Stefano Kronst, il direttore del consorzio turistico di Peio, diciamo subito che cos'è il vostro consorzio. Il consorzio turistico Peio 3000 è un consorzio composto dagli operatori della Val di Peio, quindi operatori privati e operatori istituzionali come la società Impianti Peio 3000 e le Terme di Peio. Siamo un agglomerato di circa 80 operatori che lavora per creare un'offerta di destinazione turistica molto appetibile, innovativa e appunto legata anche al concetto di sport e di attività all'aria aperta. Per una settimana avete avuto 60 ragazzi, non è una novità però per voi rivolgervi allo sport e ai giovani? Non è una novità, infatti siamo meta di ritiri calcistici, il Cagliari Calcio ci ha scelto come destinazione per il suo ritiro estivo e la preparazione in vista della Serie A. Questi ragazzi dell'Euregio parlano diverse lingue, studiano, si divertono, ma soprattutto sono degli sportivi, lo abbiamo visto. Certo, sono sportivi. Proprio è l'anima di questo Euregio Sport Camp, quella di creare dei momenti di inclusione, di coesione sociale, di scambio culturale. Lo sport è cultura, quindi è una fase molto importante della vita, della crescita di questi ragazzi. Speriamo di portarli qua in Val di Peio e di farli innamorare del nostro territorio in modo che in futuro possano tornare e portare i loro figli e le prossime generazioni. Quindi questo è il futuro del nostro turismo. Camp itinerante, questa volta è toccato al Trentino ed è toccato alla Val di Peio in particolare, come si è arrivati a questa scelta? È un camp itinerante, esce un bando promosso dal GECT Euregio, abbiamo composto una sorta di programma articolato in una settimana dove abbiamo fatto sperimentare le attività sportive tipiche del nostro territorio, quelle che ci caratterizzano. Lo sport, con il suo linguaggio internazionale, la capacità di superare le barriere con l'impegno fisico, lo spirito di squadra e le emozioni, ha permesso subito di fare gruppo, al di là delle barriere linguistiche, grazie alle attività comuni e al sostegno di allenatori e accompagnatori di madrelingua italiana e tedesca. È un grande divertimento anche per noi accompagnatrici e accompagnatori lo stesso, ma comunque anche si deve badare ai fili, a fare attenzione, ci vuole concentrazione, ma insomma è una grande esperienza. Si sono divertiti in questa settimana a fare sport? Sì, molto. Hanno anche imparato varie cose fra lingua e sport. Quali sono stati i più bravi, trentini, altoatesini o tirolesi? Allora, io non voglio assolutamente essere di parte, e devo dire che sono stato un gruppo unito e tutti sono comportati bene e hanno partecipato a tutte le attività con grande entusiasmo. Andremo alla centrale idroelettrica al paese di sotto, a Cogolo, e poi proseguiremo fino al museo etnografico del legno, Giorgio Levizza. Ragazzi, vi va? Andiamo? Partite pure. Via. Tu come sei stata coinvolta in questo progetto? Come ti sei avvicinata all'Euregio? Allora, diciamo che io è già il terzo anno che partecipo all'Euregio Sport Camp come appunto accompagnatrice e appunto sempre è stata una bella esperienza sia dal primo anno in Tirolo, l'anno scorso in Sud Tirolo e quest'anno nella mia terra, quindi in Trentino, e per questo lo conosco già da diverso tempo. I
In ogni giornata spazio anche per l'approfondimento culturale, in particolare al Castello San Michele di Ossana, al Museo del Legno di Celledizio di Peio. I ragazzi hanno anche incontrato le guide del Parco Nazionale dello Stelvio e hanno potuto apprezzare le realtà volontaristiche più distintive del Trentino, dai Vigili del Fuoco Volontari all'Associazione Alpini, che in località Plaza ha preparato per loro il pranzo del sabato. Per i ragazzi abbiamo preparato una pasta asciutta alla matriciana abbondante, una bottiglia d'acqua minerale qui di Peio, delle nostre acque minerali di Peio, una porzione di formaggio, pane e poi se vogliono qualcos'altro a loro richiesta, insomma. Oggi è a servizio dei giovani, insomma, non capita sempre. No, non capita sempre, per noi è stato anche un onore, ci è stato chiesto se facevamo questo spuntino, diciamolo, per i ragazzi dell'Euregio, siamo felici di fare questo volontariato, insomma. Dopo tanta fatica per il corpo, un bagno di cultura per la mente, con la giornata consacrata a un trekking alla scoperta della cultura in Val di Peio, da Peio a Cogolo, con visita anche alla centrale idroelettrica storica di Pont, costruita nel 1929 sul torrente Noce Bianco, con un'armonica struttura in pietra e legno, in piena epopea dello sfruttamento dell'acqua in montagna. Tra le visite culturali e tecniche previste in questa settimana di Summer Sport Camp dell'Euregio c'è anche la visita a una centrale idroelettrica. Siamo in località Pont, sempre qui nel comune di Peio, in Val di Peio. Sentiamo alcuni ragazzi che sono in attesa della visita. Intanto un primo bilancio di questa settimana insieme ai vostri compagni. Tu sei trentino? Sì. Di dove? Tenna, nell'Agricoltura Nazionale di Valciugana. Cosa studi? E persone a fare geometri a Borgo. Come sei venuto a conoscenza di questa possibilità di passare qui questa settimana? Già l'anno scorso ho partecipato a questo camp, mi piaceva molto, quindi anche quest'anno mi sono iscritto e volevo rifarlo. L'anno scorso dove eravate? A Malles. All'estero sei stato? No. Che lingue studi a scuola? E inglese e tedesco. In particolare in questa settimana avete fatto delle attività sportive, tu pratichi già per conto tuo dello sport? Sì, faccio pallavolo da 6 anni, nell'argentario. Tu invece come ti chiami? Matteo. Da dove arrivi? Da qui in Val di Sole, Malé. Prima esperienza, seconda? No, la prima, dato che era vicino volevo provare e mi sto divertendo molto. Cosa ti è piaciuto di più di questa settimana? Ma quasi tutto, rafting, orienteering, i miei preferiti per adesso. La Val di Peio notoriamente la conoscevi già, visto che abiti non lontano, ma come l'hai trovata? Affascinante, bella, cioè non la conoscevo tanto, però adesso la conosco meglio. Il tedesco l'hai sfoderato, insomma? Sì. Dai, abbastanza. Miglioramenti sulle lingue ci sono stati? Sì, dai. Io mi chiamo Josef Unterkircher, io ho 12 anni e vengo da Stegona dell'Alto Adige. Com'è stata questa settimana qui in Valle di Peio? È stata molto bella, abbiamo fatto tante cose. Studi alla scuola media? Sì. Che lingue studi oltre al tedesco? L'italiano e l'inglese. L'italiano è migliorato questa settimana con compagni trentini? Sì. Cosa ti è piaciuto di più di tutta questa settimana di attività sportive? Il rafting. E tu invece, nella tua zona, nella tua valle, che sport pratichi? Sport la pallamano. E ti piace? Sì, molto. Vorresti che potesse diventare un'attività, insomma, agonistica da grande o solo per sport? Solo per sport. Il rompete le righe finale, il momento dell'impegno a rivedersi, a risentirsi, magari anche sui social network, a costruire insieme l'Euregio del futuro. Professor Zorzi, abbiamo visto come attraverso questa splendida iniziativa 60 ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscersi e fare esperienza di scambio linguistico attraverso lo sport, le visite guidate, le passeggiate e i laboratori. Quali sono le prossime sfide che attendono l'Euregio come istituzione e come comunità di cittadini? In questa terra di confine, a scavalco del Brennero, in questa terra di monti, di valli, di cooperazione, di cooperatori, terra della Mitteleuropa, noi siamo effettivamente chiamati a costruire sempre più Europa e in questa prospettiva le sfide sono e saranno sempre più il sale dell'Euregio.
Io penso in questo senso proprio a quattro parole che hanno condotto la presidenza attuale, che voi sapete in questo momento è trentina e sarà fino all'ottobre del 17, prima del cambio di testimoni che andrà appunto al presidente Compacere. Quattro parole che danno un po' l'idea di quello che sono queste sfide e che si collegano a quattro grandi progetti. La prima, la parola memoria, si collega ad un progetto che partirà già nel 2017 che si chiama Istoregio e che intende mettere insieme tutte le istituzioni di ricerca sul terreno della storia, della storiografia della nostra Euregio, con attenzione particolare anche ai social, perché dobbiamo parlare anche alle nuove generazioni. La parola convivenza. Il prossimo anno partirà un master che ha l'ambiziosa intenzione di preparare i nostri amministratori in prospettiva europea, guardando a Bruxelles, ma ovviamente partendo dal nostro territorio, ma ed immaginando appunto anche qui di costruire un pezzettino di Europa. E poi la parola benessere che ci porta ad un progetto che proprio ieri abbiamo anche ricordato in occasione della visita dell'ex commissario europeo per l'agricoltura, Fischler, il progetto che ha come capofila San Michele e mette insieme tre elementi un po' sulla falsariga di Expo Milano, e cioè il cibo, il benessere e la salute. Come possiamo mettere queste cose insieme anche in prospettiva di un miglioramento della nostra salute rispetto a malattie che oggi sono sempre più frequenti, penso ad esempio all'obesità. E poi l'ultima parola, la parola occasione. Ci sono occasioni da prendere, ci sono elementi, situazioni che vanno affidati e creati per i nostri giovani, e noi pensiamo soprattutto al terreno della mobilità. Avremo l'ambizione di portare entro quest'anno o all'inizio del prossimo anno al massimo l'Euregio Pass, perlomeno guardando come primo step ai nostri universitari. Allora, se noi mettiamo insieme tutto questo, recuperiamo anche il senso politico e culturale dell'Euregio, che è quello in fondo di far camminare insieme in questa terra con un filo che l'attraversa, un filo di seta, speriamo, al Brennero, appunto, la memoria, la convivenza, il benessere e le opportunità. Grazie, noi ringraziamo Giuseppe Zorzi, consigliere speciale del Presidente Rossi per gli affari euroregionali, e intraprendiamo ora un viaggio nella storia dell'arte. Ci rechiamo infatti al Castello del Buon Consiglio, dove la mostra monografica Ordine e Bizzarria, il Rinascimento di Marcello Fogolino esplora il mondo del celebre pittore rinascimentale, che proprio a Trento ebbe modo di esprimere la propria abilità. Per noi Elisabetta Kurzel. Nella prima metà del 500, Trento è il fulcro del principato vescovile. Su tutto regna Bernardo Clesio, un principe vescovo che ha chiamato a corte artisti e intellettuali per dare nuovo impulso al territorio. Tra gli artisti c'è Marcello Fogolino, un personaggio con una storia personale molto peculiare. Pittore eccelso, ma anche assassino e artista capace di raccontare la propria storia e il proprio mondo attraverso le immagini. In un quadro il riassunto di una vita nell'adorazione dei magi di Marcello Fogolino del 1508, opera d'esordio, Fogolino riesce a darci tutto il senso di quella che è stata la sua carriera, quella di un artista eclettico, di straordinaria qualità pittorica, ma anche un artista assassino. Ucciderà un barbiere a Belgrado in Friuli e dovrà riparare nelle terre trentine, dove diventerà una grande spia per la Serenissima Repubblica. In 40 anni di carriera si riassume però anche e si raddensa tutta quella che è la pittura di un artista capace di aprire al Rinascimento le terre trentine. E in questa adorazione di magi basta vedere il suo autoritratto, è quello di un fanciullo biondo col berretto da pittore che ritrae due sculture antiche osservato da un soldato. Sembra quasi
prefigurare quello che sarà il suo futuro di uomo in fuga, in un dipinto che si fa sul dettaglio, si fa sulla capacità di raccontare miniaturisticamente, quasi un presepe napoletano antelitteram, in questa adorazione dei magi, in cui nel colore, nella narrazione e nelle minuzie troviamo tutta l'arte altissima di Marcello Fogolino. Professore, in che periodo storico siamo? Il periodo storico è perfettamente raccontato in questa cartolina di Vicenza antelitteram, la Vicenza prepalladiana, ma è soprattutto una città in cui vediamo una gran quantità di soldati. Sono soldati che rappresentano quei lanzichenecchi che erano arrivati in massa dalla Germania, avrebbero messo a ferro e fuoco da qui a qualche anno Roma, ma soprattutto sono coloro che prepareranno il concilio, quel grande concilio di riforma che avrà a Trento la sua straordinaria sede intorno a Bernardo Clesio e Cristoforo Madruzzo, quel concilio di cui Fogolino diventerà il protagonista, perché sarà colui capace di scalzare Dosso Dossi e Romanino dal Buon Consiglio e da tutti i palazzi e i castelli trentini. Dove vediamo in questo quadro i dettagli di ciò che ci ha appena raccontato? In questo quadro possiamo osservare due soldati sulla riva di un fiume, due a cavalli con le lunghe lance e poi addirittura un cavaliere col suo scudiero, addirittura due monache con il fardello in spalla vanno a chiedere la questua perché mala tempora currunt. Un'attenzione particolare al paesaggio. Abbiamo visto quali altri elementi costituiscono la cifra della pittura di Fogolino. Fogolino è pittore eclettico per eccellenza. Nella Pala di Amsterdam troviamo molte delle sue cifre, ad esempio in questo colore trasparente, limpidissimo, nelle cromie della grande tradizione veneziana di Antonello da Messina e di Giovanni Bellini, ma soprattutto nella sua capacità di rendere le espressioni dei volti. Guardate il contrasto tra l'incarnato di San Francesco e quello di Sant'Antonio, gli uccelli e tutte le frutte che animano le sue pitture, le trasparenze di un cesendello oppure di un bicchiere sul primo piano, ma soprattutto anche la capacità di interpretare la grande cultura trentina. Allora vedete nella Natività di Trento proprio questa meravigliosa immagine dell'Afrodite velata, un'antica scultura romana portata da Giulio Romano a Mantova, e il suo racconto dei mosaici classici. Perché? Perché nel Magno Palazzo di Bernardo Clesio, Clesio ha portato tutte le grandi maestranze che lavoravano al Palazzo del Te a Mantova per costruire questo straordinario capolavoro trentino. Quando giunge a Trento, il Fogolino è un artista già formato. Arriva al momento giusto. Bernardo Clesio ha infatti dato inizio alla costruzione del Magno Palazzo, il grande ampliamento del Castello del Buon Consiglio. Qui il Fogolino ha subito l'occasione per dimostrare il proprio talento. Ci troviamo nel refettorio davanti alla cantina. Un ambiente veramente singolare e molto affascinante del Magno Palazzo, e siamo a piano terra nell'ala settentrionale proprio della residenza. Era il luogo deputato agli incontri, agli intrattenimenti, e infatti anche i temi scelti per questa sala sono proprio collegati a questo, all'uso che se ne faceva. Una lunetta dedicata esclusivamente alla piattaia, con l'allestimento degli argenti che venivano utilizzati proprio in occasione di questi banchetti. Il tutto in questa cornice così classica, aulica, con questa grande decorazione a grottesca che copre quasi per intero la volta della grande sala. Marcello Fogolino nel refettorio dedica ben due lunette alle raffigurazioni musicali, proprio a testimonianza della grande importanza data nella corte ecclesiana alla musica. Fogolino fa carriera presso la corte del principe vescovo e le sue opere dopo il refettorio trovano sempre più spazio. Nel 1532 il
Dosso Dossi e Girolamo Romanino lasciano Trento e lasciano il cantiere del Castello del Buonconsiglio. Quindi Marcello Fogolino resta protagonista assoluto del cantiere. In questa camera, cosiddetta camera del Torrion da Basso, il Marcello Fogolino lascia il suo capolavoro. Il Bernardo Clesi, il committente, desiderava in questa sala solo delle fantasie vaghe, quindi c'è questa rievocazione dell'antico, ma in chiave moderna, in chiave assolutamente originale e estrosa anche, dove Fogolino realizza una decorazione di grande qualità anche pittorica e dà conto proprio anche delle sue grandi capacità di narratore e di illustratore. Una delle caratteristiche distintive di Marcello Fogolino è il suo modo di interpretare un motivo antico, le grottesche. Le grottesche sono un soggetto decorativo che prende piede in seguito alla scoperta della Domus Aurea a Roma. Gli artisti che si recavano appunto nella città eterna per studiare l'arte si calavano all'interno di queste grotte e scoprivano le volte di quella che era stata la reggia di Nerone. E lentamente portano e diffondono in tutta Italia questo nuovo genere decorativo. E Fogolino è proprio tra questi artisti che assorbono la lezione romana. E a Trento porta questa sua conoscenza, questo suo modo di decorare, lo troviamo sia nelle pale sacre, nella decorazione del trono, piuttosto che nei fregi architettonici, ma soprattutto lo troviamo all'interno dei palazzi, in primis ovviamente il palazzo del principe vescovo Bernardo Clesi, dove realizza meravigliosi soffitti completamente ricoperti da questi scherzi fantasiosi, da queste fantasie bizzarre, come vengono definite, popolate da animali, da creature fantastiche, anche frutto della fantasia di Marcello Fogolino, come ad esempio vediamo in questi fregi che ci arrivano in realtà da Palazzo Firmian, un palazzo trentino dove Marcello Fogolino ebbe modo di lavorare, e lasciare questa particolare grottesca, un people scroll, questo racemo abitato da appunto animali e da questi putti che diventeranno un po' i protagonisti di numerose decorazioni che ritroviamo in giro per i palazzi trentini. Visitare la mostra è anche un'occasione per ammirare gli ultimi restauri. Il dipinto alle mie spalle è una pala ad altare proveniente dalla chiesa di Canneve d'Arco. In occasione della mostra è stato eseguito l'intervento di manutenzione con l'asportazione di polveri e sudiciume che imbrattavano la tela. L'ultimo intervento di restauro è relativo agli anni Ottanta. In quegli anni furono eseguiti anche dei campioni di colore e fatti analizzare. Dall'analisi si stabilì che sul manto della Madonna vi era del blu di Prussia. Blu di Prussia che è stato inventato nel 1704 ed è entrato in uso nel 1730. Si trattava quindi sicuramente di una ridipintura. Ora è stata eseguita la manutenzione, appunto, ed è stato pulito il dipinto con una soluzione acquosa che lasciasse intatta la vernice degli anni Ottanta. Un ultimo dettaglio straordinario di questa mostra riguarda la sua ubicazione. Questa mostra ha un punto di forza eccezionale, a mio parere, cioè raccoglie nelle sale una moltitudine di pale d'arte sacra, sia su tavola che su tela, nelle stesse sale che sono state affrescate dallo stesso autore, cioè questo Marcello Fogolino. Quindi abbiamo una atmosfera assolutamente armonica, ma molto interessante dal punto di vista degli stimoli intellettuali, culturali di questo artista che lavora per committenti molto importanti, come appunto il principe vescovo Bernardo Clesi, in un periodo che è altrettanto importante e cruciale, non solo per la storia del Trentino, ma anche della storia europea. Quindi invitiamo tutti a visitare questa mostra perché è un'occasione unica ed eccezionale proprio per rivivere e visitare e capire e conoscere questo
periodo storico e storico-artistico di assoluto rilievo. Giunti in studio Alessandro Casagrande, responsabile del settore comunicazione e promozione del Castello del Buon Consiglio. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Alessandro, abbiamo visto come la mostra dedicata a Marcello Fugolino ci parli di un artista che seppe coniugare la novità del proprio stile con un grande consenso di pubblico. Bernardo Clesio, il principe vescovo che allora lo nominò pittore di corte, era un committente illuminato oppure per il Fugolino si trattò di arrivare nel posto giusto al momento giusto? Ma direi senz'altro che le due cose convivono perfettamente. Dobbiamo pensare all'epoca in cui siamo, verso il 1527, il pittore uccide un barbiere in un paesino friulano e quindi è costretto a spostarsi e fugge in Trentino, fugge assieme al fratello Matteo, anche egli pittore. Giunto in territorio trentino incomincia questa sua attività pittorica. In Trentino in quegli anni il principe vescovo Bernardo Clesio sta realizzando questa grandissima dimora rinascimentale, il Magno Palazzo al Castello del Buon Consiglio di Trento, per cui lui è alla ricerca di grandissimi pittori, decoratori, frescanti. Ne trova due fantastici, il primo è Dosso Dossi e fratello Battista, dalla corte estense, e aveva chiesto aiuto anche a Girolamo Romanino, o meglio Romanino aveva chiesto di poter venire a lavorare in castello per affrescare il palazzo. Tra questi arrivò anche Marcello Fugolino con il fratello e in breve tempo raccolse grandi favori, divenne pittore di corte, tant'è che soltanto lui dei tre rimarrà poi per tutta la vita in Trentino ad affrescare non solo il castello ma le dimore e i castelli e palazzi rinascimentali trentini. A questo punto non ci resta che invitare chi ci sta seguendo a seguire la mostra al Castello del Buon Consiglio. Certo, l'appuntamento appunto è fino al 5 novembre al Buon Consiglio. Noi ringraziamo Alessandro Casagrande, responsabile del settore comunicazione e promozione del Castello del Buon Consiglio, e per oggi siamo giunti al termine. Nel salutarvi vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre alle 9.15, per una nuova puntata di Vivi in Trentino, che ci porterà a Povo, presso la Fondazione Kessler, per parlare di salute e servizi che coniugano sanità e digitalizzazione. Quindi, con il trenino dei castelli, risaliremo da Trento a Malé e Mezzana, alla scoperta dei castelli della zona, celati fra meleti e splendide cime di montagna. Buon proseguimento di giornata.